La memoria storica è una cosa che a quarto sembrava andata persa, ma negli ultimi tempi sembra esserci una congiuntura positiva tesa al recupero delle radici della cittadina flegrea. Dopo la pulizia della fescina, da anni lasciata nel più becero degrado, questa mattina si è compiuto un evento importante per il definitivo recupero di una parte della storia di Quarto, le vicende della Seconda Guerra Mondiale che videro gli abitanti dell'epoca vivere anche direttamente fasi importanti. Da questa mattina, infatti, lo slargo tra via Campana, via Masullo e via Mercadante è stato rinominato Piazza Francesco De Vivo, martire dei tedeschi. De Vivo fu fucilato nel tentativo di attraversare la linea ferroviaria all'altezza di via Masullo, proprio mentre i tedeschi stavano minando la linea nella loro inesorabile ritirata in seguito all'armistizio. Era il 24 settembre del 43 ed è proprio grazie a chi visse quegli accadimenti che oggi è stata possibile questa cerimonia. All'epoca avevo 4 anni e sono nato qui, abitavo qua a poca distanza perché dove è successo, diciamo, il misfatto. Io ho sentito dalla scarica perché il signor De Vivo voleva attraversare, non invece attraversare, perché il ponte era minato. Lui si allontanò per scavalcare e fu preso dietro. Mi trovavo a Caiazza anni fa a visitare quella città di 20 persone, c'era una lapide con tutti i nomi, tutta quella che era avvenuta nel 43. E disse vicino ai miei cugini, eppure a Quarto c'è stato un simile fatto, però non si è fatto mai niente, una lapide, una cosa. E proposto al sindaco allora Giarrusso di fare qualcosa, una piazza, una cosa per il signor De Vivo Francesco. Lui fece la proposta al prefetto per la delibera, fu ottenuta e oggi si fa la manifestazione. Alla cerimonia erano presenti due figli ancora in vita di Francesco, Teresa e Giovanni, ex carabiniere che con questa cerimonia è riuscito finalmente a esorcizzare il dolore di quel giorno in cui lui aveva soltanto 11 anni. Sono commosso. Ci riesce a dare un piccolo ricordo di quei giorni? Io ero un ragazzino, avevo 11 anni. E papà non tornava a casa. Poi ci fu detto che avevano fatto del rastrellamento i tedeschi. Gli avevano ammazzato una persona, ora non ricordo esattamente proprio. Così venemmo a vedere ed era lui. Dovettano scavare dove l'avevano sotterrato per riconoscimento. Io ero il figlio, che era piccolino. Quindi. Era suo fratello in guerra, quindi è toccato a lei, che era piccolo. Sì, perché mio fratello stava prigioniero in Tunisia e a casa come uomo stavo solo io e due sorelle. E ricordo solo questo, quindi. Giovanni ha sempre tenuto per sé questo dolore, non approfittando neppure dei privilegi che gli spettavano da orfano di guerra. Così le sue figlie, nipoti di Francesco, vengono a conoscenza solo oggi di molti particolari, ma partecipano con il padre il celebrare di questo orgoglio familiare che si fa finalmente cittadino. Sì, questo è un bel momento, ricordiamo una persona che non c'è più, che comunque ha dato la vita, non certo in un atto eroico, ma vittima della violenza della guerra, più che dei tedeschi, dei nazisti, era un momento di confusione dopo l'armistizio e tanti sono stati, non solo mio nonno, le vittime di un momento di follia generale, potremmo definirlo così.